cedo subito la parola a Tiziano, vi ringrazio di essere qui e di aver scelto noi, anziché il carnevale, oggi ce ne sono tanti di appuntamenti. Grazie Silvia, buongiorno a tutti. Io ho il compito graditissimo di salutare tutti voi e i giornalisti da parte dell'Ordine dei giornalisti che partecipa anche come evento formativo a questo interessante e partecipato evento, un po' particolare direi, perché al di là del fatto che si impara sempre molto da eventi di questo genere, io devo confessare, ma vedo in sala tanti giornalisti, tante persone che come me, io sono un nativo analogico, quindi tutto quello che vedrete e tutto quello che succederà e il dibattito che seguirà sono cose estremamente importanti e fondamentali e bisogna imparare molto da queste cose. Grazie, buonasera a tutti. Parlare prima di vederlo un film non ha molto senso, la speranza è che vi lasci qualcosa, vi dica qualcosa. Non è un lavoro pensato per la tecnologia o con la tecnologia. Il titolo è forse la cosa più centrata, cioè ha a che fare davvero con la vita. È un racconto corale. Abbiamo chiesto a delle persone, a tutti quelli che volevano partecipare, di mandarci dei video, ne sono arrivate parecchie centinaia, abbiamo fatto una selezione attraverso il lavoro di una squadra, un regista professionista e niente, ed è nato il Digital Life. Veloci che dobbiamo lasciare attraverso le connessioni veloci di attivare soprattutto le comunità. Il terzo volo è chiuso perché se no tolgo troppo spazio, mentre infrastrutturiamo, mentre questo già si fa e va alimentato, sappiamo bene che dobbiamo. Evocano un modo di comunicazione, di pensare dell'uomo in maniera molto. La destrezza digitale, cioè il saper maneggiare. Ringrazio l'assessore per aver individuato, insomma, proprio i tre temi che volevo toccare, quello delle infrastrutture. Porre con questo tipo di strumenti è quello sì, di avere, diciamo, ampi spazi di creatività, ma una creatività a volte vincolata alle caratteristiche. Cioè, se noi dovessimo scegliere di fare il giornale solo ed esclusivamente in base alle cose che vengono lette, sarebbe un giornale di fuffa, sarebbe un giornale che racconta delle storie delle persone, che mette in campo delle gallerie, dei video, ma non possiamo fare questo. Però è chiaro che nel momento in cui noi mettiamo online un pezzo e vediamo che questo pezzo viene letto tantissimo, cioè la tentazione, cioè, è forte, cioè quello di virare e quindi siamo chiamati, diciamo, tutti i giorni a interrogarci non solo su cos'è il concetto di notizia, ma anche su cosa proporre alla nostra community.